È la ciurma, io sono Azetes e benvenuto in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati nell'ultimo video dopo aver discusso con il governatore qua. Ci ha dato tra l'altro delle nuove missioni. Pericolo della costa settentrionale è Esteban. Allora, qui dobbiamo ancora risolvere la questione di Rocobix, ma ci andremo più avanti. Ho scoperto, tra l'altro, guardando su internet, perché non riuscivo a raccapezzarmici, che l'ultimo cairn dovrebbe essere in questa zona, quindi direi che andremo in quella direzione, almeno all'inizio dell'episodio, per cercare di concludere il discorso dei cairn. Facciamo un maiale ottimo. Allora, dobbiamo seguire la strada per un bel po', però adesso siamo praticamente senza più movimento, quindi farei così che magari arriva lungo la costa prima di, ecco, fermarsi e magari mi conta come costa. Sì! Ok. Allora, razioni. Qua abbiamo cibo per tutti e anche di più. Quindi direi, che mettiamo... Ma tra l'altro qua vediamo se la carne è segnata giusta. 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, ok. Mettiamo pintado, conservare e quanto ne manca e anche la Raffaella conservare. Ok, abbiamo trovato solo 5 unità di carne, ma almeno abbiamo ottenuto 18 razioni. Abbiamo recuperato un po' del gap che ci separava da avere un numero decente di provviste. Allora, qua non si vede più nulla. Ah, di là è per il villaggetto, tipo. Allora, dovremmo poi andare... Perché... Sì, è vero che con la strada ci muoviamo più in fretta, però mi sa che non è poi così conveniente per il fatto che qua c'è caccia più difficile, quindi dovremmo accamparci qua. Allora, caccia e caccia. Vediamo se non va sprecata carne, no, ottimo. E accampiamoci. Ok, 12 unità di carne, splendido. Allora andiamo in là. Mi sa che conviene seguire più che altro la costa, visto che abbiamo bisogno di aumentare il morale. Qua forse mi dà anche pescare, speriamo. Sì, vai a pescare. Allora, pintato, vai a pescare. Posso mandare solo uno a pescare. E tutti gli altri caccia, guardia. Allora, le razioni. C'è gente che usa ancora delle razioni, quindi le switchiamo alla carne. Una di carne, una di carne. Ah, non ne abbiamo più di carne. Vabbè, così, va bene. Ottimo! 17 unità di carne pintado, però non trova niente con la pesca. Pezzente d'un pintado. Mi sa che non è poi così power come credevamo, visto che alla fin fine muoviamoci qua così e ci fermiamo qua così magari si può ancora pescare. Allora, pintado, vai di nuovo a pescare, ottimo. Vediamo se qui abbiamo cibo per tutti. Ah, i ruenes puoi mangiare della carne, più che altro sì, della carne perché il pesce non ne abbiamo trovato. E manderei quanta carne avanza? Ok, tu conserva, vediamo se troviamo qualcosa a sufficienza. No, ho perso 30 razioni e pintado è tornato a mani vuote. Che schifo. 30 razioni sono tantissimo, ci metteremo decenni per fare di nuovo quelle razioni. Questo tra l'altro non si può neanche più pescare, andiamo tutti a cacciare, vaffanbrodo. E mangia tutti i razioni, sto giro. E 12 unità di carne, grazie, tanto non serve un Kaiser se poi dopo ci rubano le provviste, non abbiamo provviste. Allora, qua c'è della pesca. Speriamo che possa pescare e trovare qualcosa, sto giro al nostro caro pintado. Allora, vai a pescare, razioni e
no, razioni sì, possiamo switchare a carne buona parte della gente, tranne forse Isabela che non potrà mangiare carne, infatti. Ottimo, 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 ottimo. Pintado ho trovato 10, gli altri ne ho trovato 11, quindi queste sono le cose che mi piace sentire. Non ho voglia di deviare per quella cassa, al massimo al ritorno. C'è un pecari. Riusciamo a beccarlo o no? Allora, accampiamoci. Tu cacci, visto che... No, tu conservi, visto che abbiamo della carne in sovrabbondanza. Razioni? No, facciamo così, dai. 6 unità di carne e 9 razioni, ottimo. Vai a tirare giù quel pecari. Ce n'è anche uno lassù, ma non vorrei deviare troppo dalla strada, visto che vorrei cercare quell'ultimo cairn e concludere questa missione. 2 di core. Allora, qua non ha niente da conservare perché di carne ne abbiamo. Ah no, forse ha da conservare. Perché allora tu mangia, tu mangia. Tu mangia, tu mangia e tu mangia doppio. E conserva 9 su 9, ok, ci sta. E hanno trovato comunque 11 razioni, 11 di carne. Va benissimo. Pian pianino stiamo recuperando un po' di razioni. Era di qua che c'era... Ma è questa l'isoletta? Mi sa di sì. Ma allora forse non è quel cairn là, quello che mi manca. Perché quello l'abbiamo trovato. Che dicevano, c'è un cairn nascosto che bisogna andare molto in punta. Mi sa che non è mica questo. Non è questo quello super nascosto. Ci accampiamo a sto punto. Allora, tu non conservare, perché tanto non abbiamo più niente a conservare. Però uno deve passare a carne piuttosto che... Allora, tu mangia una razione e tu mangia 2 di carne. 18 unità di carne, splendido. Allora, io salvo un attimo. E interrompo la registrazione giusto per andare a vedere dov'è quest'ultimo cairn, così non perdiamo troppo tempo. Ciurma, l'altro possibile è a nord-ovest, mi dicono. Nord-ovest può essere praticamente tutto, quindi mi sa che può essere in questa zona qua. Forse, che è quella che abbiamo esplorato forse un pochettino di meno, non lo so. E quindi mi sa che andrò in quella direzione. Andiamo in quella direzione a vedere se per caso riusciamo a trovarlo. Sa che ci perderemo tutto quest'altro episodio a cercare quell'ultimo cairn. Ah, quanta carne abbiamo? Tutti mangiano carne, no? C'è gente che mangia razioni. Ma prima mangiamo tutti carne. E ce ne avanzano 4. Quindi allora tu conservi. E gli altri cacciano. Ottimo. 11 unità di carne, va bene. Splendido, direi. Allora, andiamo, riusciamo a prendere il pecari, no? Poi dobbiamo fermarci sulla strada e non conviene. Allora, farei che ci accampiamo qua. Il pecari dovrebbe restare là. Razioni. C'è uno che... Allora, tu fai... Una razione, tu fai 2 di carne. Ok. 12 unità di carne, splendido. Allora prendiamo sto pecari. E poi torniamo giù sotto verso la costa. Dobbiamo farci un po' di provviste perché non abbiamo tantissima carne. Più che altro non abbiamo tante provviste. Allora, hanno tutti carne? No. Allora, lui ha lei ha doppia razione e lui ha razione. C'era qualcuno che conservava? No.
Va qualcosa male? Sì, 10. Mettiamo un pintado a conservare e basta. Abbiamo perso 9 unità di legname, ma tanto non ci interessa. E abbiamo ottenuto 11 di carne, che non è male. Tra l'altro ho notato solo di recente che la mia faccia copre buona parte di queste scritte qua sotto, però mi sembra che sia comunque la parte meno fondamentale da utilizzare, da essere vista, insomma. Forse anche qua a destra potrebbe essere... Apprendistato? Scusa. Cosa c'è? Ah boh, sono tutte robe che non ci interessano in realtà, perché se l'abbiamo aperto, boh. Allora, qua non abbiamo da conservare, perché non abbiamo neanche da mangiare. Tu mangi una razione e tu mangi due di carne. Tu però vai a cacciare, visto che non abbiamo da conservare. Ok. Abbiamo ottenuto 12 di carne. Ok. E continuiamo su per la costa, su per la costa, su per la costa, su per la costa, come se non ci fosse un domani. 1000 giorni ci vanno, 1000 giorni. Allora, ci accampiamo, una sola razione sprecano. No, ma scusa, questa è proprio sprecata, però fai così, ok. Ok, ottimo. Abbiamo ottenuto le 12 unità di carne, continuiamo a perdere delle razioni comunque, ma... ci accampiamo di nuovo così. 12 unità di carne, ma siamo abbonati alle 12 unità di carne. Là c'è il pesce, ma non lo prenderemo perché ci accampiamo troppo lontano, probabilmente. Esatto. Allora, papà. Sempre 12, sempre tutto a posto. Ok. No, 7 unità di carne è terribile invece. Porca miseria, di sto passo perderemo tante di quelle razioni che nemmeno riusciamo a immaginare. E nessuno sta salendo più di morale da una vita. Razioni, chi è che dobbiamo switchare? Allora, questo switch ha una razione e tu fai due di carne, ok. Oh, Rafael Lopez, alleluia! E abbiamo trovato 18 unità di carne. Sento del vento che fischia. Siamo arrivati a Santiago, no, Santiago, Santo Domingo, scusate. Allora, dobbiamo mettere qualcuno a conservare. Allora, chi è che ha preso morale? Aspettate un attimo. Rafael Lopez, che è l'altro nostro cacciatore insieme ad Alvarado. Quindi allora lui dia una sola, no, uno di carne in realtà. Questo è due di carne. Adesso dovremmo consumare quindi uno di carne in meno. Posso che 14, 13 a botta. Che è molto buono. Allora, ce ne restano comunque 5. E facciamo così. Una va male, ma non vorrei togliere troppa gente. 11 unità di carne. Ok, più 4 razioni, direi che ci può stare. Allora, andiamo in là. Non so tanto bene se tenermi sulla parte alta, dove c'è questa strada. No, io farei la strada di qua. Cercherei di seguire un po' questa strada qua, allontanandoci magari quando è necessario. Tipo adesso che è quasi finito il giorno. Così, ecco. E allora tu caccia. È molto più difficile adesso trovare buone... 18 però, cribbio. Porca miseria, molto bueno, molto bueno. Bravi cacciatori e medici e tutti quelli che si sono prodigati per la riuscita di questa spedizione. Allora, con la strada dovremmo fare un pochettino più in fretta. Un pecari, ce la facciamo o sprechiamo tutti i movimenti? Ok, facciamo così. C'è una cassa sulla strada, non l'abbiamo ancora incontrata. Allora, mangiano tutti, vero? No, c'è qualche che ha due razioni. Isabela.
Allora, mettiamo chi a conservare. Abbiamo tantissima carne. Allora, tu conserva e tu conserva. E tu conserva e tu conserva. No, mi sa che tu vai a cacciare perché due mandiamo lui. Solo 41, ma facciamo 24 di scorte. 3 unità di carne, infatti abbiamo trovato. Non è splendido, ma è meglio di niente. Allora, avanziamo un po'. Un'altra cassa. Ce l'hanno persi molte casse su sta strada. Riesco a farcela in un giorno per la cassa e finisco al pelo praticamente. Ok. Allora, caccia, caccia, caccia e caccia, razioni. Abbiamo praticamente tutti che mangiano razioni e non carne fresca perché non abbiamo cacciato nulla e facciamo che accamparci. 18 unità di carne, splendido. Allora, noi dovremmo tenerci più sulla destra a sto punto. Dovremmo salire tipo per di qua. Da quanto ho capito, perché diceva che un cairn che spesso si perde è uno nord-ovest. Quindi andrei a vedere un attimo questa zona se per caso è. Oh no, là c'è una cassa, ma non voglio deviare troppo per le casse, che poi è roba che mi rubano, quindi. Questo vento forte, ho lasciato una finestra aperta. Non grave. Allora, no, ma io come missione però era. Ah no, quella non posso focalizzarla. Papero, tutti mangiano carne? Sì. No, tutti mangiano razioni. Cosa sto dicendo? Allora, carne. Due carne. Una carne. Perché sti qua non migliorano più morale? Dai, migliorate di morale, così almeno smettiamo di consumare tutta sta carne. Ok. E ne avanzano 5 pezzi. Direi che faccio il medico che conserva e tutti gli altri cacciano. Ci sta. Allora, raccogli erbe medicinali. Ma tanto siamo pieni. Isabella, alleluia! Oh, ma devo proprio dire, non stanno più guadagnando morale e guadagnano morale. Anche l'altro giro è capitato così. Con, no, Pintado, come si chiama? Alvarado, l'altro. C'è un Pecari, ci arriviamo? No. Però ci avviciniamo. Invece ci siamo arrivati. Allora, là c'è Orocobix, che però non lo voglio fare ancora. Allora, tu cacci, però questi dovranno conservare perché adesso abbiamo un sacco di carne, vero? Sì, 23. Chi è che mangia due razioni? Isabella, che tra l'altro non ha bisogno di due razioni, adesso ha bisogno solo di uno di carne perché sono. È a posto. Chi è che resta con poco morale? Pintado. E basta, è solo Pintado che resta con poco morale? Sì. Beh, bueno, consumiamo solo 11, quindi. Conserva, allora no, aspetta, tu caccia. Perché se sono solo 11 mettiamo 9 più 2, che è lui che ha 2, anche lui ha 2. Vai a conservare. Ah, cos'è sviluppo? Sviluppo si divide in costruzione e invenzione. Costruzione ti consente di destinare i tuoi seguaci alla costruzione di trappole ed equipaggiamenti. Invenzione ti permette di assegnare seguaci e studiare potenziamenti per l'equipaggiamento e gli strumenti della tua spedizione. Costruire un oggetto ha un costo in risorse, per esempio elaborare una torcia richiede due di legname e uno di olio. Durante la campagna potrai trovare delle ricette che ti insegneranno a costruire nuove trappole e oggetti. Un seguace ha bisogno di almeno un punto di sviluppo per poter studiare nuove creazioni. Un seguace con un'abilità alta in sviluppo può creare creazioni più avanzate. Ah. Invenzione, cosa possiamo inventare? Tenda. Oh, splendido! Cioè, tipo della ricerca. Tende più confortevoli incrementano il morale. Asce provvederanno più legname durante l'esplorazione, ma non riusciamo mai a esplorare noi. Più metallo durante l'esplorazione. Muoverti più lontano.
Noi farei quello del morale, che mi sembra per ora più urgente. Chi gli assegniamo per... No, no, non Carlo Zaraga, scusa. E tu stavi conservando. Però posso mettere effettivamente un... Abbiamo solo un dotto, però. Kaiser. Ci sarebbe stato utile un altro... Ma no, cosa vuol dire raggiungibile? Ah no, per l'altro tizio. Allora, assegna le tende, 48 giorni ci mette, cribio, 48 giorni in cui non fa altro che quello. Tu conserva, ci diminuisce di brutto la caccia, quello è un po' un problema. Però mi sa che ne vale la pena. E qua invece per la costruzione, cribio, un dotto in più avrebbe fatto la nostra fortuna, piuttosto che... no, l'esploratore... È che non l'abbiamo mai mandato ad esplorare, se esplora che cosa... Però abbiamo 36%. Ma abbiamo guadagnato dell'esperienza intanto. 200! Allora facciamo salire su il dotto e l'esploratore, se possibile. Oh, dov'è il dotto? No, dov'è il dotto? È questo? Ok. Zarraga. Allora, abilità, lo facciamo salire. Vediamo quale che era. Ma non me lo ricordo quale fosse quello che avevamo messo per gli altri. Aspetta, eh. A lui l'avevamo dato di sicuro. Cos'è che ha come abilità? No, che abilità gli avevamo dato, sul serio? Ah, blocca aveva. Lui ce la blocca, può farlo. Sì, contro attacchi corpo a corpo, ci sta. E mettiamo allora il sviluppa più alto. Ok, e Quintero facciamo salire anche di livello. E gli mettiamo di nuovo... Allora, no, blocca qua. Ok. E metterei... Pa, 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 pa. 1 e 2. No, mettiamo 3 in pattuglia. Così mandiamo magari solo lui in pattuglia e vediamo se per caso ci trova qualcosa. Allora. Ok, non dovrebbe essere male. Purtroppo la caccia ci diminuisce parecchio, però potrebbe essere sul lungo raggio una cosa buona da fare. No, per ora fai conserva, perché tanto per qua di co cose da costruire abbiamo solo torce. Ok. E barricate, non abbiamo tante cose che possiamo costruire. Quindi direi che per ora non ci interessa esplorare. Ci interessa che poi potrei farlo in futuro, ma per ora conserva, che abbiamo bisogno più di carne. Vai. Ok, 9 unità di cibo, va bene. Allora, riusciamo a passare dall'altro lato scalando sta montagnola qua? Non lo so, speriamo. No, mi fa fare il giro dall'altro lato. Allora, lui dice, dicevano a nord-ovest, io credo che sia in quella zona là, ma mi conviene comunque rifare tutta la costa in sta parte. Allora, vediamo lo sviluppo come si è messi. Restano 47 giorni, va bene. Allora, tu caccia però. E tu caccia anche. Conserva, non abbiamo bisogno di razioni, cos'è che mangiamo? Ottimo, non sprechiamo carne. 17 unità di carne, splendido. Allora, scendiamo giù di qua. Orokobix, ci andiamo un'altra volta. Costo, vabbè, passiamo di qua, sì, va bene. Eccola la costa. Ok, e pattugliamo poi bene questa parte di costa che non mi ricordo se abbiamo pattugliato precisa precisa fino alla fine.
Mangiamo tutti bene? No. Allora, c'è lui che ha bisogno di due di carne, tu che hai bisogno di una di carne, e ne avanzano 5. Metterei il dottore a conservare, sì, Pintado, ho ottenuto morale. Abbiamo solo 5 di carne, però. Almeno adesso dovremmo spendere solo. Quindi è per quello che servivano il legname e balle varie. Io pensavo che fosse poi per quando saremmo arrivati sulla terraferma, invece. No, beh, probabilmente anche quando saremo sulla terraferma, però. Ok, e sviluppo quanto ci manca? 45 giorni, dai. 31 unità di metallo, vaffanbrodo. Però hanno trovato della carne. Allora, andiamo in là. Quanta carne hanno trovato? 11, non è tanto, in realtà. Però speravo meglio, ma non lamentiamoci troppo. Allora. Qua c'è un bel pecari. Mi sa che domani andiamo a pigliarlo quel pecari, perché abbiamo bisogno di molta carne. Se ora abbiamo una persona inabile alla caccia. Tu. No, cosa conserva? No, dobbiamo mettere a mangiare della carne. Allora, due di carne, uno di carne. Uno di carne, no, chi due di carne? No, una sola di carne, visto che siamo a posto, hanno detto. Ok, carne a tutti, 11 base. Come? Perché ne consumiamo 11? Ah, sì, perché ne siamo 11 perché abbiamo Isabella. Vai, 17 unità di carne, spettacolo. E in più, prendiamoci sto pecari. Vai, ma uccidi sto pecari. Ok. Oh, là c'è una stradina, ma mi sa che ci conviene continuare in qua. A meno che non sia davvero di qua. Ma non l'avremmo visto, dai. Cioè, in questa zona qua ce l'avrebbe mostrato Ritual, non mi ricordo che cosa sia, però. Allora, questi sono a posto. Qua cacciano. Ah, abbiamo 21 da conservare. Ok, allora dobbiamo mettere questo che conserva e questo che conserva. E questo che conserva? Vai. Troveranno poca carne, infatti solo 3 di carne, però 21 razioni è mica da poco, ecco. Prendi. Oh, ok. Queste piroghe non mi ricordo se le avevo viste. Le abbiamo viste queste piroghe? Attraverso l'aria umida, un urlo si leva dal lato sinistro della tua formazione. Fai fermare tutti subito e individui la causa dei problemi. Rafael Lopez giace sul carro, tenendosi le mani sullo stomaco con evidente sofferenza. Dalle risposte dei compagni assiepati riesce a capire che Rafael deve essere vittima del morso avvelenato di una qualche specie di ragno che si era nascosto nella sua borsa. Non è chiaro se il ragno sia finito lì per caso ce l'abbiano messo, di certo Rafael ha bisogno di cure urgenti. Fortunatamente Antonio Velasquez sostiene di aver proprio l'antidoto giusto per il veleno dei ragni, quindi mentre il medico somministra la medicina, i tuoi servitori creano spazio su uno dei carri per permettere a Lopez di rimettersi. Ok, quindi ne abbiamo uno malato, ma non è una cosa troppo grave ora come ora. Allora, tu ti curo io. Ah, il problema è che il nostro cacciatore è quello malato. E ovviamente si ammalano sempre i cacciatori. Razioni, dovete mangiare carne. Aspetta, assegna a tutti carne. E ce ne avanzano comunque un bel po'. E tu vai a conservare. Allora, se ne avanza uno non è grave. Ho ottenuto 8 di carne, va bene. E 9 razioni, ci sta. Ah, non l'ho visto, è migliorato lui. Sì, Raffaello Lopez ha migliorato le sue condizioni. Splendido. Allora, qui ci sono un sacco di casse, ma sono curioso di vedere se per caso riusciamo a trovare quel cairn laggiù. Che forse è quassù, perché qua c'è una zona non esplorata. Ah, tu caccia, a conservare non abbiamo niente a conservare. Abbiamo cibo per tutti? No, neanche, abbiamo trovato solo 8. Vai così, lo sviluppo com'è? E il tizio è guarito? No, ancora lievemente avvelenato. 41 giorni, ok. Hai sbloccato tenda a livello 1? Di già? Ma come? Raffaello Lopez si è rimesso completamente. Ottimo. E 14 di carne. Com'è che ho già sbloccato la tenda?
8 giorni per questa, 40 sono per tutte. Più un punto di morale. Ah, adesso arrivano 8 massimo, splendido. Splendido, quindi facendo altre... Allora, qua ho bisogno ancora di 28 giorni. È un'abilità di 6 e questa non ci arriverò mai perché dice che ha bisogno di un'abilità 10 in tutto fare e quindi non posso ancora. Però questo mi dà comunque un altro punto di morale, quindi hanno 9 di morale, sarebbe splendido. E poi metterei i carri a quel punto, che mi danno più un movimento. Beh, non è così grave, più, cioè così interessante, è più un movimento, però ci sta, dai. Ci accampiamo meno spesso, quindi consumiamo meno carne alla fine, a lungo andare. Me ne mancano 3 e metterei lui a conservare a sto punto. Tu cacci. E ci sta, dai. No, come 5 unità di carne? Dai, eravate tutti dei bravi cacciatori qui in giro. Non lo vedo qua però sto kern, vaffanbrodo. Magari un pochettino più nell'interno. Eccolo, è lui! Alleluia! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Spettacolo. Mi sa che riusciamo a concludere l'episodio con quel kern. Finalmente. Abbiamo scoperto però questa storia dello sviluppo, che è una cosa molto splendida. Devo dire che è molto bella. No, cos'è? No, tu devi sviluppare, scusa. Cosa stai facendo? A cacciare, stai cacciando. 11 unità di carne. E adesso andrei anche a prendere quel tizio là, quel pecari. Ottimo. E poi concludiamo con l'ultimo kern. Ottimo. E qua è la parte vera dove finisce la mappa. Ah, ok, abbiamo missato un pezzo. Allora forse qua anche c'è della roba che non abbiamo esplorato bene. No, no, credo di no. Credo che sia abbastanza così. E prendiamo la cassa. Ok. 5 di metallo. E a sto punto, guarda che fa tutte le tacchette anche per dopo. Bella, mi piace. Mi piace sto sviluppo. È una cosa che proprio non avevo conservato. Cioè, no, ma forse si è sbloccato. Ah, quando ci ha spiegato delle trappole si è sbloccato, di sicuro. Assegna tutti uno di carne. Chi è che mettiamo a conservare? Abbiamo bisogno di conservare un po' di roba. 13. Sì, mi conviene mettere comunque questo e questo rispetto che togliere l'altro da 9. Ah, hai costruito la tua mappa di costa? Proprio dopo... lui consolida la mappa di costa. Vai. 80 punti esperienza splendido! Cos'è che abbiamo? Cartographer, un achievement. Find all cairns on Hispaniola and compile all the maps of the island. Splendido! E ci ha dato anche 80 punti esperienza, quindi abbiamo 90... Ma qua sono tutti però di livello troppo alto, credo, temo. Gli ultimi due che potevamo far salire erano il dotto e... Adesso per far salire di livello abbiamo bisogno di 300 esperienza. Oh, santi nomi, 300 per tutti, anche per i dotti, per curiosità. I dottori, 300, cacciatori, 300, esploratore, 300 e dotto, 300. È davvero tanto, 300. Beh, vedremo, vedremo in futuro. Io direi che adesso salviamo la partita. Siamo anche quasi a 200 razioni, è una cosa splendida. Mazzetes 1, perché era quella su cui avevamo salvato prima. Allora, detto questo, io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete ancora fatto. E lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti e buona giornata.